Gemma, principe, perdonatemi se vi ho disturbata, ma sapete chi vuole parlarvi? A me? Vostra figlia? No, vostra moglie. Mia moglie? Sì. E quale moglie? La principessa. La principessa? Ma proprio la principessa, principessa? La principessa. Torna da Bettina. No, principe, poveretta, è tanto malata. E appunto per questo, per carità, io ho paura del contagio. Cavaliere, mandatela via. Per l'amor del cielo, se quella mora qui, sono guai. Sono guai, non potete giocare nemmeno all'otto. Perché principessa è morta, fa 92. Cacciatela via, cacciatela via! Principe, oh, finalmente vi trovo. Ho tante cose da dirti, mio amato consorte, e abbracciami. E dimmi pure tu qualche cosa. Cara moglie, ma come voi così malate siete uscite dal letto? Ma per carità, lo sapete che potevate morire? Questa potrebbe morire da un momento all'altro e non è morta. Non è morta. Non è morta. Fratello, cosa ne dite di questa inaspettata visita? Ci ha fatto tanto piacere. Siamo rimasti tutti meravigliati. Scusate, principe, voi nobili dovete parlare di cose intime. Se permettete, io mi ritiro, con permesso. Prego. E se permettete, voi nobili dovete parlare, mi ritiro anch'io. No, tu no, tu. Andate pure, buon uomo. Voglio restare sola con mio marito, il principe. Miei rispetti, principessa. A quanto pare non vi ha fatto molto piacere questa mia visitina. No! No e no. Donna Lucia, voi tutto dovevate fare fuorché venire qua. Noi qui non stiamo divertendoci, stiamo lavorando, ci stiamo guadagnando una minestra. E me la voglio guadagnare pure io, la minestra. È finita la minestra, non c'è più minestra. Sì. Non strillare, non ci facciamo conoscere per quello che siamo. Non strillare, stai zitta. Chi sta zitta? Non strillare. Io non voglio vederti più, capisci? No. Non ne posso più. Sì. Ti pianto e me ne vado. Ah, brava, avete sentito? Avete sentito? Brava, bene, bis! Loro sono testimoni, Mi pianta e se ne va. Voi siete testimoni. E questi non sono mica testimoni così. Sono oculari. Siete oculari voi? Sì. Sì, sono oculari. Me ne vado. Ma prima mi devi spegnorare tutta la mia roba. Quanto è sto pigno? 247 lire. Tu per 247 lire fai tanta storia. 247 lire. Dammi 247 lire. Avanzi. Come avanzo? Ma com'è possibile che io non trovo nessuno che mi dà 247 lire per non vederla più? Te le do io. Donna Bettina! Vostra moglie! Oh! 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 Ma che stai? I gatti sui tetti! Voi state qua, state. E allora tutto è chiaro, tutto è a posto. E allora vuol dire che le 247 lire me le date voi, perché per voi non sono niente 247 lire. Si capisce che non sono niente, perché io me le guadagno col lavoro. E sai che ti dico, donna Luise, vattene con le buone, se no te ne vai con le cattive. Me ne vado con le cattive. Io me ne vado con le cattive. Te ne vai con le cattive, sì. Ma la sentite? La sentite? Certo, quella è la moglie. Sì. E la moglie se la deve prendere col marito che va facendo questi imbrogli. No, me la devo prendere con te, che ti mettessi con un uomo ammogliato. Ha ragione. Funicolare senza corrente. A me. Voglio la tiene la corrente. Principessa, barò. Principe! Che c'è? Avete perduto un baffo? Io? Sì. Ma per carità. O per baffo, è vero. Non facciamo scherzi. Chi l'ha preso? Ma non ci fate caso. È una mossa sanguigna. Sì. Vedete, c'è nelle liti chi perde la calma, chi perde la pazienza, io perdo il pelo. Questa volta è stata la volta di un baffo. Ma cosa dite? La mossa sanguigna mi ha fatto un baffo. Ma marchese, contessa! Ma quale contessa? Ma quale principe? Ma insomma, ma non ve ne siete accorti che sono quattro imbroglioni morti di fame? Questo è Don Felice Sciosciammocca, lo scrivano, e quest'altro è Don Pasquale, il fotografo. Ma principessa! Ma chi? Principessa e principessa? Ma possibile che non avete capito niente? Ma voi che pezzo di battilocchio siete? Ma fatemi il piacere. Io adesso me ne vado, Ma sai che ti dico? Domani portami le 247 lire, se no dove ti trovo? Una bastonata ti do e ti apro tutto questo. Brava, questi quattro imbroglioni, il principe, il marchese